Eccoci di nuovo qui, buona domenica a tutti voi, grazie per averci aperto le vostre porte, come sempre le vostre finestre, le vostre TV, perché poi attraverso questo mezzo noi entriamo nelle vostre case. E grazie a Don Pasquale Pio che ritorna anche oggi. Buona domenica, Don! Buona domenica a te, buona domenica a tutti, grazie. Insomma, entriamo nelle case qua, a volte le apriamo anche con forza. Entriamo, siamo contenti di fare questo, insomma, se ci ospitano approfittiamo di questa loro generosità, sì, per dire una parola buona. A volte ci autoinvitiamo, vabbè, comunque, sì. Liberi di mandarci via. Don Pasquale, io comincio così: Madonna della Candelora, dell'inverno semo fora, ma se piove e tira vento, dell'inverno semo fora. Siamo dentro. Dentro. A memoria non lo so, però è un proverbio molto conosciuto, adatto a questa giornata che anticipa il 2 febbraio. Ovviamente noi vogliamo soffermarci su questa festività che la Chiesa ovviamente ricorda, la Candelora, ricordiamo Gesù al Tempio e poi il 2 febbraio è anche la giornata mondiale della vita consacrata. Quindi insomma oggi facciamo un salto di qua e di là, però c'è sempre poi un filo comune. Sì, ricordiamo la presentazione di Gesù al Tempio, quindi la grande festa delle luci, perché proprio oggi a Roma, come sì come anche a Gerusalemme, la città si riempiva di luce in memoria di Cristo luce, così viene presentato, no, dal vecchio Simeone al Tempio, quando il figlio di Dio viene presentato dai suoi genitori nel Nunc Dimittis. Cristo è luce delle genti, così viene riconosciuto. In fondo ci troviamo di fronte al primo viaggio del figlio di Dio verso Gerusalemme, che è un po' la figura di tutti i viaggi che lui affronterà dalla sua nascita in poi. Tutta la vita è un viaggio, e tutta la vita è un viaggio in mezzo agli umili. Infatti la sua nascita viene accolta innanzitutto dai pastori, da quelli che venivano esclusi dalla società. E adesso al Tempio vediamo i due anziani, Simeone e Anna, che aspettano, ecco, con trepidazione il Consolatore di Israele. Siccome oggi celebriamo anche la giornata della vita religiosa, il Vangelo ci può dare delle chiavi interessanti di comprensione della vita religiosa stessa, del senso dei voti che legano ad una comunità. Innanzitutto questo, dall'atteggiamento di attesa di questi due vegliardi, Simeone e Anna. I religiosi possono fare come loro, anzi devono fare come loro, cioè devono tenere desto nel cuore del popolo di Dio il desiderio di attesa del Signore che viene e che viene sempre. In questo mondo così frastagliato, così contorto, così problematico, il Signore continua a venire e blocca, no, quella separazione che c'è, che c'era prima tra Dio e l'umanità. Noi vediamo che al Figlio di Dio viene imposto un nome. Durante la presentazione al Tempio, Giuseppe e Maria, da genitori di Gesù, danno un nome. Quindi finalmente si abbatte quel muro di separazione che teneva divisi Dio e noi. Ecco, quindi noi possiamo chiamare Dio per nome, che grande consolazione è questa. Possiamo parlare con Lui. Addirittura Gesù ci insegnerà poi che possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo Padre. Ecco, anche in questo, no, è un tempo, oltre che un tempio che si riempie, e in questo tempo noi ci dobbiamo stare dentro con tutte le scarpe, perché il Signore ci è entrato e perché Lui ci ha chiamato a starci in maniera luminosa, non in maniera opaca, non in maniera sbiadita. Quando c'è il Signore tutto diventa più luminoso. Ecco, questo è il grande compito della vita religiosa oggi: dire al mondo che quando si fa entrare il Signore della vita, nella propria vita, è tutto più bello, è tutto più grande, è tutto più armonioso. E tutto questo avviene in un contesto, in una cornice di silenzio, di discrezione. Questi due vegliardi nel corso della loro storia hanno imparato la sapienza, la saggezza del silenzio che tempra l'attesa. Ecco, anche in questo caso i religiosi, con la loro semplicità di vita, lontani dalla pastorale dello spettacolo, così la chiamava Padre Fausti, lontani dalla pastorale dello spettacolo, quella fatta di luci, di riflettori e di primi posti, i religiosi ci stanno a dire che il silenzio è importante, la semplicità della vita è importante, perché il regno di Dio è semplice. Il regno di Dio è come un seme, l'abbiamo ascoltato nel Vangelo di qualche giorno fa,
come un seme che silenziosamente viene deposto nel terreno, cresce e alla fine diventa un albero grandissimo, alla cui ombra tutti si possono riparare. Che bello, che meraviglia. In effetti, se pensiamo all'anno scorso di questi tempi, non sapevamo ancora quanto buio potessimo avere davanti, no? Da lì a poco. E a saperlo, insomma, quelle candele che si accendono proprio il 2 febbraio, il giorno della candelora, le avremmo accese ancora di più, le avremmo dato una Guarda, ti fiamma dico altissima, sì. Ecco perché, insomma, ci fa maggiormente piacere, ecco, ricordare questa festa oggi, in anticipo ovviamente rispetto al 2 febbraio, proprio perché ha un valore simbolico ancora più grande, no? Questa luce ci serve, per fortuna c'è questa luce, è l'unica che poi ci dà speranza per superare i periodi bui e le crisi. sempre qualche giorno fa nel Vangelo abbiamo ascoltato che la parola di Dio, l'annuncio di Gesù, l'annuncio del regno è come una lampada che non deve essere posta sotto il moggio, ma deve stare in alto, deve stare ritta, in modo che possa illuminare tutta la casa. È una grande iniezione di speranza e di fiducia quella che il Signore mette dentro di noi, perché è proprio quanto più ascoltiamo la parola di Gesù, accogliamo il regno di Dio dentro di noi, quanto più riceviamo questa luce e diventiamo capaci di rifletterla anche sugli altri, perché in fondo la luce che cosa fa? Rischiara le superfici contro cui si trova ad impattare, non fa niente di speciale, fa semplicemente ciò per cui è stata creata, ciò per cui esiste. E questo dobbiamo fare noi, cioè, senza ricercare troppe cose da fare o talmente tante cose da dire che alla fine ci fanno perdere. Dobbiamo semplicemente occupare il posto che Dio ha pensato per noi nel mondo, splendere semplicemente, come anche diceva San Tommaso d'Aquino, diceva Maius est illuminare quam rifulgere, cioè è meglio illuminare gli altri che brillare solo per se stessi. No, sì, è così, funziona così poi la luce, quella di cui parliamo. Don, io ho aperto una credenza, forse lo stanno facendo anche da casa i nostri amici che ci seguono, ho preso un caffè, quello di Paolo Pugni, per riflettere sul senso di appartenenza, sul senso della comunità, visto che poi ricordiamo e ricorderemo anche nella seconda parte la giornata mondiale della vita consacrata. Ascolta con me. A quale comunità appartieni? Perché fuori da una comunità non c'è sapienza. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. La sapienza che tesse il suo elogio in un famoso brano delle Sacre Scritture, e qui le prendiamo come sempre come dei testi di narrazione, di storia, al di là di tutto, perché questo vale per ogni cosa, vale per ogni persona, qualunque sia i valori nei quali tu credi, beh, in quel libro si dice appunto che la sapienza fu invitata a mettere le tende in un popolo, non ad andare a trovare qualcuno, fosse anche Salomone o la regina di Saba o quale grande saggio, no, fu invitata a mettere le tende in un popolo, perché la saggezza è il dominio di una comunità che l'elabora, la tramanda, trasmette di generazione in generazione, così come si usa dire, siamo nani sulle spalle di giganti, qualcuno che prima di noi ha elaborato il pensiero e ce lo lascia in eredità perché anche noi possiamo farne uso, perché anche noi possiamo beneficiarne. E allora, per venire ai giorni nostri, per venire a questa situazione qui, dentro quale comunità stai? In quale modo tu attingi a una sapienza che è di una comunità, di un popolo, chiamiamolo così, di un gruppo, di una generazione, di un team, chiamalo come vuoi? In che modo, anche sul lavoro, attingi ad altri? In che modo dai e prendi? Sei un giver oppure sei soltanto qualcuno che assorbe dagli altri senza trasmettere nulla in cambio? Perché far parte di una comunità insegna tantissime cose. Per questo che in quest'epoca anche digitale stanno esplodendo i mastermind, i gruppi, le comunità, tutto quello è community, tutto quello che permette comunque di dialogare, di ritrovarsi intorno a una passione comune, di sentirsi parte di un popolo in qualche modo e dentro questo andare a masticare la sapienza, trasformarla in qualcosa di sempre più grande, sempre maggiore.
E sarà per questo, dice l'anima complottista che è in me, che vogliono tenerci separati e non permetterci di ragionare insieme, e allora noi costruiamo delle comunità sempre più salde, forti, utilizzando tutti i mezzi che abbiamo. Qual è la tua comunità? Qual è la tua famiglia? Qual è il popolo nel quale ti riconosci? Forse è una domanda che dovremmo farci tutti. Buongiorno e buon caffè. Ci sei, Don Pasquale? Yes. Hai sorseggiato questo caffè molto riflessivo? Molto buono, come sempre. E allora, ci dà qualche spunto anche questa volta Paolo Pugni. Lui parla di, ovviamente, della pazienza necessaria nel far parte di una comunità, essendo tante persone e diverse, ognuna con il suo carattere, con la sua personalità, insomma, ha da attingere ad una pazienza che forse, insomma, in alcuni momenti è poi difficile da ritrovare, perché ognuno dice la sua, ma il bello della comunità è proprio questo, no? Arricchirsi a vicenda. Pazienza è una parola che viene, che ha la stessa radice di patire, e quindi è una sofferenza certe volte. Non è facile pazientare, non è facile aspettare i tempi degli altri, però è nella comunità, noi sacerdoti l'abbiamo vissuta all'epoca del seminario, la viviamo ancora adesso nell'ambito del presbiterio, è bello questo arricchimento vicendevole che passa anche attraverso dei momenti di difficoltà e di impazienza, ecco, nei confronti degli altri, però posso assicurare da esperienza vissuta che è sempre molto arricchente, è sempre molto stimolante e insegna anche tanta umiltà. E anche nella pandemia ci siamo saputi organizzare, perché lo sottolineava Paolo, ovviamente ci è stato vietato di stare insieme, di creare assembramenti ovviamente in gruppi, ma ci siamo adattati ai tempi che viviamo e anche alle nuove tecnologie che ci vengono incontro. Noi l'abbiamo detto tante volte, il web, le varie piattaforme hanno dato la possibilità a tutti di ritrovarsi anche se a distanza, e questo è un punto a favore anche del senso comunitario. In questo sesto continente, lo chiama Padre Franco, il nostro arcivescovo, in questo sesto continente abbiamo scoperto una nuova terra e fortunatamente stiamo anche imparando ad usarla correttamente, anche se ultimamente sentiamo purtroppo di tanti episodi che hanno visto protagonisti alcuni ragazzi, alcuni giovani che purtroppo hanno perso anche la vita certe volte a causa di alcune trappole che attraverso questo sesto continente viaggiano, quindi bisogna stare molto attenti. È qualcosa di giusto, è qualcosa di bello, è qualcosa di gratificante, ma anche qualcosa che può diventare pericoloso, quindi bisogna fare attenzione. Bisogna fare attenzione ed essere vicini, ecco, alle persone, ai ragazzi soprattutto, più deboli e più in balia di questo tipo di situazione. Allora, Don Pasquale, noi torniamo la prossima domenica, ovviamente in tua compagnia, e ricominceremo da te. Grazie, ci vediamo domenica prossima. Sì, io adesso incontro una suora, quindi non cambiate canale, anche tu Don, resta sintonizzato. Certo, a presto. Ciao, buona domenica.